Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, siamo su Civilization 5, stiamo giocando con i francesi e diamo un'occhiata per rapidamente ricapitolare, siamo su una mappa continenti piccola, giocando a difficoltà estremamente difficile e la mia sfida è cercare di vincere con la cultura. Fino ad ora sono arrivato ad avere 44 punti, ma Roma mi ha addirittura superato, guardate, a 45 punti culturali adesso. Fortunatamente noi ci siamo già mossi per tempo e stiamo cercando di spiegare ai nostri amici romani che noi vogliamo la loro città. Loro non sono molto d'accordo, però stiamo cercando un compromesso. Infatti io sto cannoneggiando Roma per cercare di prendermela. Roma è la città più bella del mondo e quindi la voglio. Sarete d'accordo con me, immagino. Quindi adesso fortifichiamo le nostre truppe che abbiamo qui fuori e proseguiamo con la nostra opera persuasiva. Benissimo, intanto qui possiamo anche piazzare un'unità dentro ad Anzio a curarsi. Benissimo, avanti così. Dobbiamo assegnare i delegati, scelta dell'ospite, io voto sempre me stesso anche se ho pochissimi voti. Vi ricordo che adesso stiamo lavorando ai giochi internazionali che chi vincerà avrà doppia produzione di turismo. Per 20 turni, un aumento della felicità, una tantum e influenza sulle città-stato, insomma. Diversi bonus interessanti. Chi è che ha adottato un'ideologia? Roma, probabilmente. No, Cartagine e l'autocrazia. Ah, salutate i nostri vecchi amici cartaginesi che andavano molto d'accordo con noi. Perché fra poco non li vedrete più. Intanto Roma sta veramente per cedere. Il prossimo turno potrebbe essere quello decisivo. Ok. Porto un'unità a supportare a Londra perché sembra che i francesi e i romani stiano cercando di arrivare da York e attaccare Londra direttamente. Interessante questa strategia, mentre la loro capitale sta per scomparire, loro stanno cercando di attaccare una città assolutamente secondaria, però va bene, per me va benissimo. Voi scappate, folli, cosa state facendo? E noi qui adesso vediamo se la cosa si mette bene, come dico io. Bam. Creiamo uno stato fantoccio a Roma. Ragazzi, abbiamo appena messo le mani sul castello di Himeji, le piramidi, il Taj Mahal e diverse quattro opere che ci danno modo quindi di potenziare ancora di più la nostra produzione culturale, ma soprattutto abbiamo tagliato la testa alla seconda potenza in gioco e quindi adesso le cose per i romani sono un po' più complicate. Non accettano la pace e posso anche capire, però se io non, ecco, se non guadagno il supporto di Zurigo qui sono nella cacca totale, volevo dire. Esatto, ho 5 punti di infelicità. Però il carbone, importantissimo. Ok, sembra che adesso i romani vogliano una specie di vendetta. Speriamo che non prendano, che non conquistino Londra, anche se sarei un po' sorpreso questa cosa. Gemme per oro, certo. E anche tartufi per oro, quindi 14. Queste sono tutte le risorse che i romani mi hanno gentilmente prestato. Ok, affondiamo subito questo cannone. E benissimo. Sembra di capire che ci stanno provando, stanno cercando di riprendere il controllo della loro capitale, ma non ce la faranno mai. Non hanno abbastanza potenza di fuoco da quelle parti per farlo. Possono darmi fastidio, ma non possono fare altro. La tua è la prima civiltà a ottenere una cultura influente su un'altra civiltà. Andiamo a vedere cosa è successo. L'Inghilterra, siamo influenti sugli inglesi. Siamo influenti sugli inglesi e su Cartagine siamo già al 55%. Su Roma e sulla Svezia il discorso è diverso. Allora, Roma la possiamo limare un po' militarmente rubando altre città. Sulla Svezia dovremmo fare attenzione perché loro probabilmente producono molta cultura.
Ma se vinciamo la corsa per i giochi internazionali potremmo avere davvero un gran vantaggio, speriamo bene. Tanto il 271 stiamo per, turno 271 stiamo per avere la plastica e i laboratori che ci proietteranno anche teoricamente per quella che io chiamavo la vittoria di backup, quella scientifica. Anche se non la voglio, cioè non voglio ottenere una vittoria scientifica, avevo promesso una vittoria culturale, cercherò di farlo. Spero di farcela, però non è una cosa così semplice come potete immaginare. La difficoltà 7. La Svezia ha adottato l'ordine. Interessante. Quidquis. Ok, chiudiamo le ostilità con Roma. Adesso che abbiamo la loro capitale, sono più tranquillo. Non mi dispiacerebbe conquistare Ravenna, Napoli e Cuma più avanti. Però adesso dobbiamo veramente un po' consolidare la situazione in cui ci troviamo. I lavoratori ce li abbiamo, possono fare tutto da soli in automatico. Ergo, andiamo a mandare una spia a Stoccolma. Se non c'è già, no, c'è già. Questa spia è molto brava, la possiamo portare a Cartagine. E qui abbiamo un cannone che viene promosso. Bene. E finalmente un nuovo principio tier 2. Gli specialisti nelle città producono solo la metà dell'infelicità. Questo ci darà finalmente un po' di respiro. Ragazzi, però io devo completare Broadway. Quindi mi sembra di capire che non tante civiltà stiano correndo per i giochi internazionali. Cerco di chiudere Broadway il più rapidamente possibile perché se lo perdo è noioso. Mi serve. Non sono più alleato di Zurigo. Che due palle però, ragazzi. Chi è che me la ruba? Ah, no. Sono io che non investo abbastanza denaro. Ok. Io direi di tirare dritto verso i radar perché gli aeroporti ci possono dare un gran vantaggio. Siamo al 49% con 1200 punti. Secondo me la stiamo facendo soltanto noi sta gara, ragazzi. Credo che la vinceremo con facilità. Ok, abbiamo un grande musicista. Possiamo fare la Statua della Libertà, possiamo fare Oxford per poi strappare la biologia, no, però io direi di... Avevamo il carbone, che cos'è successo? Non capisco questa cosa. Avevamo il carbone, eppure non riesco a capire. Vabbè, comunque Orlando di Lasso a Parigi va a produrre benissimo. Qui cambiamo la produzione assolutamente. Scuola pubblica. Dov'è l'altro? Eccolo qui. Che è un capolavoro, Chopin. Adesso anche Chopin va nel Broadway. E ragazzi, significa che a Broadway abbiamo due opere di musica moderna francese. Ne abbiamo due industriali. Ah, ne abbiamo già tre industriali, quindi scusate. Broadway è a posto. Perché abbiamo... Come? Francia industriale... Ah, Roma industriale. Non siamo a posto per niente, no, ci servono... Ci serve un'opera moderna. Vediamo quando la farà Londra, quando ci arriva. N fra non... No, non male, ci sono dei musicisti. Facciamo lavorare Londra sul prossimo musicista moderno, avanti. No! Cesare Augusto ha completato il Louvre. Ma dove l'hanno fatto?
Devono averlo fatto a Kuma. Devo scoprire dove si trova. Devo trovare dove è il Louvre e conquistarlo. Ideologia adottata. Roma ha adottato l'ordine. Non avevo dubbi. Non ne avevo dubbi. Allora Orleani inizia a fare la Torre Eiffel, perché se questi mi hanno preso il Louvre. C'eravamo quasi, dai. Finalmente Zurigo. Oh, porna mia. Ok, trattato di pace con Roma è terminato. In teoria potremmo di nuovo tornare a menare le mani, ma. Al momento credo che non sia una cosa sensata. Cartagine ha perso la sua capitale per mano degli svedesi, che diventano i miei competitor più acerrimi, perché secondo me a Roma riesco a diventare influente abbastanza tranquillamente, mentre con la Svezia iniziamo ad aprire il passaggio, scusate. No, cosa sto facendo? Diritto di passaggio. Perfetto. E alleanza difensiva ci sta, no? Pellicce per oro. Sono molto, come dire, cheap, eh? Non ci vogliono dare troppi soldi. Però prendo i diritti di passaggio, il nostro turismo. Entra dalle loro parti più rapidamente. Ok, creiamo un altro capolavoro. Bene. E avrebbe tra. Ok. E abbiamo una nuova spia. E a questo punto spostiamo ad Edimburgo. Voglio capire dove hanno fatto questo benedetto Louvre. Ad Edimburgo è impossibile. A Napoli la spostiamo. Sposta Napoli. Ok. Would you be interested in a trade agreement with England? Sarei interessato, sì, ma dovete darmi più soldi. Bravi. Vabbè, 5 non è tantissimo, però va bene. È bello che gli inglesi non so dove siano. Ok, scuola pubblica a Parigi. Direi che è giunto il momento di fare laboratori di ricerca e quindi. Però il problema, ragazzi. No, non sto dicendo sciocchezze, lo zoo. Solo felicità adesso. Le città con un ripetitore guadagnano il 34% in più. Quando avrò i ripetitori? Li posso già costruire, d'accordo. Io per ora tengo questa da parte, anche se so che è sciocco. E mi prendo più una felicità da Zecca, Banca e Borsa. No, più una felicità dalle meraviglie naturali. Dalle meraviglie nazionali, che è un più 3. È poco, ma. Meglio di nulla. Così torno in fase di felicità. Qui, ragazzi, io sono un pochino preoccupato. Cioè, dai. Devo rimettermi, cioè, a fare delle altre cose. Oh, vai! Johannes Brahms. Dai che chiudiamo finalmente. Stanze ungheresi. Chiudiamo finalmente. Il Broadway e abbiamo l'esibizione di musica francese moderna più 12 con il bonus del tema e quindi saltiamo a più 78 e Roma ci saluta visto che sta a 45. Guidiamo noi la classifica del turismo e se riusciamo ad ottenere anche la Tour Eiffel altri 12 punti. E noi abbiamo vinto, vai, fantastica, la medaglia d'oro del progetto dei giochi internazionali. Il nostro turismo zompa a 156, più felicità e tante altre belle cose e una politica gratuita che a questo punto io direi diventa chi ha ripetitore guadagna di più. E Londra mi fa un laboratorio di ricerca, così come la fa la Lione fa una centrale, magari. Ah, sono diventato amico di tutte le città. Ok, perfetto, perché ho avuto un più 30 momentaneo, va bene. Va bene. Incrociate le dita perché se Orléans fa la Torre Eiffel il prossimo turno. Salutiamo definitivamente il problema di felicità e abbiamo
184 punti di turismo. Quindi noi chiudiamo questo episodio, ragazzi, con la classifica culturale, con la Francia che guida con 184 punti, Roma 45, Svezia 22, Cartagine e Inghilterra non pervenute, e quindi adesso l'influenza inizia a diventare diversa perché siamo in forte ascesa, stiamo esportando molta influenza. Qui per esportare di più in Svezia mi serve una rotta commerciale, la religione comune e la propaganda di un diplomatico. Il diplomatico lo posso spostare tranquillamente, voglio vedere se a Kuma c'è il Louvre è a Kuma, perfetto. Spostiamo allora, non so, a Birka. Non posso scegliere se è una spia o un diplomatico, però. Vedremo nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere un pollicione in su e ci vediamo alla prossima.